Buongiorno Stefano e benvenuto al nostro caffè. Buongiorno a te, Francesco. Allora, senti, oggi parliamo di un tema che è di grande attualità anche nell'ambito della psichiatria, diciamo, degli adulti, che è il tema del disturbo del deficit da attenzione e iperattività, la cosiddetta ADHD. No? Tra l'altro, segnalo per chi ci ascolta che è una sindrome, virgolette, moderna, nel senso che la sua, come dire, concezione a livello, diciamo, di nosografia non è antichissima come può essere la depressione piuttosto che la schizofrenia, ma è nata un po' di anni fa, ma abbastanza recentemente. Ne vogliamo parlare un po', visto che è un argomento che riguarda particolarmente la neuropsichiatria infantile. Molto volentieri, un tema secondo me molto affascinante. In realtà devo correggerti subito, il concetto ADHD è un concetto relativamente moderno, ma il disturbo al quale si riferisce è un concetto antico. Ci sono addirittura prime descrizioni che risalgono alla fine del Settecento. Quindi ci sono dei reportage, perlomeno come era la letteratura di allora, che già lasciamo trasparire, scusami, delle possibili condizioni compatibili con la diagnosi ADHD, un po' come l'autismo, no? È noto, è stato descritto formalmente nel 40, ma del secolo scorso, ma già in precedenza erano stati riportati anche in letteratura romanzata casi che possono essere ricondotti a casi di autismo. L'ADHD quindi è un disturbo del neurosviluppo, è un disturbo cioè che accompagna la crescita. Forse vale la pena sottolineare che cosa sono i disturbi dello sviluppo. Sono disturbi che accompagnano, appunto, caratterizzano la crescita del bambino e poi spesso continuano in età adulta. Uno dei disturbi dello sviluppo è proprio l'autismo, a cui ho già fatto riferimento, ma anche la disabilità intellettiva, quella una volta si chiamava il ritardo mentale, i disturbi dell'apprendimento, i disturbi del linguaggio, e l'ADHD. L'ADHD è un disturbo di attenzione e iperattività. Quindi le caratteristiche che descrivono questi bambini, che poi diventano adolescenti e adulti, è una certa irrequietezza, impulsività e una facile distrazione. Detto così, tutti i bambini possono rientrare in questa definizione. Quali sono i bambini che sono un po' vivaci? Ecco, ma qui parliamo di situazioni in cui l'irrequietezza, l'impulsività, la difficoltà di attenzione è talmente marcata che crea grave impedimento funzionale nei bambini e negli adolescenti. Sulle caratteristiche, se vuoi, ci torniamo, ma adesso mi preme dire che questo è un disturbo, come tutti i disturbi del neurosviluppo, che cambia la modalità di manifestarsi proprio nel corso dello sviluppo. Un bambino di 4-5 anni ADHD sarà un adolescente ADHD, molto probabilmente, ma in modo diverso, cioè le caratteristiche cliniche cambiano moltissimo nel corso del tempo. Ecco, cominciamo intanto un pochettino. Tanto ti faccio una domanda, te l'ho accennata prima che cominciassimo e te la faccio. Cioè, siamo sicuri che stiamo parlando di una sindrome, cioè di un disturbo specifico, o parliamo di una serie di sintomi che possono avere altre origine? Questa è una domanda che mi sembra giusto farti all'inizio, per poi entrare nel merito diciamo, della sintomatologia. No, direi che l'ADHD è un disturbo anche con dei criteri diagnostici ben definiti. In psichiatria in generale, però, è vero quello che dici tu, cioè dall'ansia, la depressione, la schizofrenia, sono disturbi caratterizzati da un correlato di sintomi, non c'è una condizione, non sono monolitici, diciamo, hanno anche una grande variabilità nella modalità di manifestazione. L'ADHD non sfugge a questa regola, però il DSM-5 in particolare, ma già il DSM-4 aveva codificato dei criteri diagnostici che consentono l'individuazione di questi disturbi in maniera abbastanza accurata. Ecco, allora cominciamo un attimo a parlare del fare diagnosi, che mi sembra fondamentale. Prima di tutto una domanda. Quando occorre fare diagnosi o quando i genitori devono porsi un problema di fronte a un bambino o un giovanissimo adolescente, di porsi il problema di avere un bambino affetto da questa sindrome e quindi di portarlo all'attenzione, come dico sempre io, del medico, anche per sentirsi dire che non ha niente. Questa cosa mi sembra importante da dire, perché l'attenzione non significa
psichiatrizzare o ammalare le persone, ma chiedere un parere. Detto questo, che è giusto dirlo secondo me in termini proprio di informazione sanitaria, quali sono i sintomi che devono essere attenzionati per poter porsi il problema se siamo di fronte a una diagnosi di questo genere? Sono sintomi, segnali che sono legati al comportamento del bambino. Quindi, e si diceva però che cambiano molto nel corso dello sviluppo. Quindi l'ADHD è frequentemente, anche qui ovviamente con tutta la variabilità che vale la pena sottolineare, nel bambino prescolare predomina l'iperattività e l'impulsività con una disregolazione emotiva anche molto importante che spesso si associa. Sono quei bambini, ad esempio, che al supermercato di fronte a una piccola frustrazione si buttano per terra, fanno mille storie, anzi i genitori sono in forte imbarazzo perché temono di essere addirittura accusati di maltrattamento nei confronti di questi bambini, cioè richiamano fortemente l'attenzione degli astanti. E anche l'iperattività è caratterizzata dal fatto che non riescono a stare fermi un minuto, per cui ad esempio, tutti si attavano, si alzano in continuazione, si arrampicano sulle librerie. Spesso sono bambini che si fanno male perché sono quasi insensibili, o meglio, inconsapevoli dei pericoli che possono correre. Crescendo, questo aspetto di iperattività generalmente tende a ridursi e diventa più evidente il disturbo dell'attenzione, e una certa difficoltà. Si può strutturare anche degli aspetti oppositivo provocatori, quindi un viraggio ancora più marcato verso un disturbo del comportamento. L'ADHD nel corso del tempo può arricchirsi, diciamo così, di una serie di comorbidità, questa è una caratteristica dei disturbi del neurosviluppo, così come l'autismo, ad esempio, ha un 70% di comorbidità, anche l'ADHD ha una percentuale che raggiunge il 70-80% addirittura dei casi di comorbidità. Che vuol dire che c'è altri disturbi che si associano, ad esempio il disturbo dell'apprendimento, ma ad esempio il disturbo ossessivo-compulsivo, ad esempio il disturbo oppositivo-provocatorio, fino a un disturbo della condotta. E poi da adolescenti spesso i segni caratteristici, cioè una certa irrequietezza e iperattività, si perdono, c'è cioè più una difficoltà a gestire una stabilità dell'umore, quindi spesso si associano disturbi dell'umore fino a una irritabilità, o addirittura un disturbo bipolare, con anche condotte a volte di tipo condotte a rischio, potremmo dire, ad esempio uso di sostanze. La tematica dell'addiction è una tematica che spesso si associa negli adolescenti o ancora nei preadolescenti ADHD. Quindi è questa l'immagine che voglio darti, cioè di un disturbo che cambia caratteristiche in corso di sviluppo, quindi a seconda del genitore, tu mi chiedi quando è che il genitore deve, cosa è che deve guardare un genitore? Beh, a seconda dell'età non deve sottovalutare, ad esempio, una particolare irrequietezza. Guarda, quando io dico particolare irrequietezza, penso ad esempio a un bambino visitato pochi giorni fa, di 5 anni, che non riesce a partecipare all'attività alla scuola materna perché è talmente irritabile, talmente irrequieto, che occorre un insegnante prossimo. Mi viene in mente un altro caso, mi raccontava una mamma del Veneto. Questo bambino andava in un asilo di suore, alla fine era un piccolo paese, avevano risolto il problema chiamando un vigile urbano che stesse sempre vicino al banco in modo che questo bambino non desse fastidio agli altri. Ecco, parliamo di queste situazioni limite, non della vivacità normale, anche piacevole, che possiamo osservare ai bambini, no? Normalmente succede, un bambino è molto vivace. La maestra dice, beh, adesso però basta, ci calmiamo, facciamo le attività e generalmente ha successo. Questi sono bambini che non riesci proprio a gestire e quindi dove l'impatto sulla sua qualità di vita, perché poi tutti gli altri considerano rompiscatole, quindi tendono a evitarlo, a non invitarlo alle feste di compleanno, perché quando va alle feste di compleanno rompe tutto, sfascia i giocattoli nuovi. Quindi anche gli aspetti di umore che ti dicevo che si associano spesso sono anche legati a questo vissuto di rifiuto che percepiscono da parte degli altri. Sono dei veri rompipalle, detto con la simpatia, insomma, perché ne vedo e ne seguo moltissimi, ma sono talmente tanti che i genitori non riescono a gestire, non ce la fanno, per quanto abili e capaci. Ecco, a questo proposito, come dire, ci stanno sviluppando sul territorio nazionale dei servizi, come dire, dedicati a questo tipo, a questo disturbo.
ovviamente quando succede una cosa del genere è perché il disturbo diventa non solo importante da gestire in termini specialistici, cioè di competenza, ma anche per la diffusione a volte, no, del disturbo stesso, che implica quindi una certa specializzazione, ma anche il dedicare delle risorse a una certa sindrome. Ecco, qual è la prima domanda che ti faccio prima di passare all'aspetto terapeutico è: qual è l'incidenza di questo disturbo? Lo DHB, come tutti i disturbi dello sviluppo, è un disturbo molto frequente. Ora, ovviamente nella brevità di questa nostra chiacchierata non posso darti una serie di dettagli. Ad esempio, ci sono dei criteri diagnostici leggermente differenti fra, a seconda che tu usi il DSM-5 o usi l'ICD-11. Diciamo che l'ICD-11 considera, diciamo, nei criteri diagnostici le forme più gravi. E queste si aggirano intorno all'1-2%, l'1,5% probabilmente. Il DSM-5, che invece ingloba anche le forme meno gravi, arriva a una prevalenza addirittura del 5%, del 4%. Quindi è un disturbo molto frequente. Quando parliamo delle forme gravi, sono forme che richiedono addirittura un trattamento farmacologico per la gestione, cioè non è più sufficiente un intervento di tipo riabilitativo, educativo. Ecco, allora cominciamo a parlare un attimo della terapia. E lo dico subito perché è un ricordo, come dire, terribile che io ebbi a un congresso della Società di Psichiatria a Firenze molti anni fa, che un gruppo di figuranti, lo dico perché era così, di figuranti pagati da Scientology, si erano piazzati fuori dalla sede congressuale e si erano piazzati e noi passavamo in mezzo a queste persone che con dei cartelli ci ricordavano che noi usavamo il Ritalin. Ecco, allora io lo dico questo perché in effetti, entrando nel merito delle terapie da attuare, che tu giustamente hai detto non essere solo unicamente psicofarmacologica, l'hai detto subito tu ed è molto importante a dire. Però c'è il tema, come sempre molto difficile, no? Quando parliamo di giovani, di bambini, di adolescenti, del tema dell'uso degli psicofarmaci e del tema di questa famosa molecola, il Ritalin, che ha avuto una vita molto, come dire, molto difficile e di cui ti vorrei con molta chiarezza chiedere un parere, cioè quali sono le terapie che vengono attuate e se ci sono dei problemi nel dare certi farmaci. Questo voglio dire con buona pace di Scientology, che secondo me, come dire, non appartiene al novero delle persone che io considero come interlocutori. Lo dico pigliandomi la responsabilità di quello che sto dicendo, però resta il fatto che i genitori possono essere un po' impauriti nell'uso di farmaci. Per effetti collaterali, quant'altro, impariamo un po'. Sì, guarda, ovviamente è comprensibilissima la prudenza dei genitori, un po' meno quella di colleghi, professionisti, medici. Perché noi possiamo ovviamente come cittadini affidarci a Scientology piuttosto che altri movimenti di opinione oppure a linee guida. Come medici, soprattutto medici che operano nel sistema sanitario nazionale, abbiamo l'obbligo di riferirci alle linee guida. Quindi questa è la prima discriminante. Le linee guida che cosa ci dicono rispetto alla terapia dell'ADHD? Che nelle forme lievi, cioè quelle che hanno un basso impatto sulla qualità di vita del ragazzo, sono poco disfunzionali. Il primo approccio deve essere un parent training, soprattutto in epoca prescolare. Il parent training, cioè, vuol dire un sostegno alla genitorialità, un intervento a entrambi i genitori che vengono aiutati per favorire il rispetto delle regole da parte del bambino. Associata a questo, eventualmente c'è la terapia cognitivo-comportamentale individuale per il bambino. Nelle forme gravi, cioè quando c'è una grave come dire, disabilità derivante dal disturbo, disabilità intesa soprattutto in termini sociali e anche di funzionamento cognitivo, allora, nel senso, scusami, lo voglio chiarire questo aspetto, che la difficoltà di attenzione impatta fortemente sulla capacità di apprendere, ad esempio a livello scolastico, allora il farmaco rimane la prima scelta. Dobbiamo prescrivere il farmaco nelle situazioni gravi, per una serie di motivi. Primo, il farmaco, che è soprattutto il metilfenidato, nome commerciale, Ritalin, quello al rilascio immediato, poi ci sono una serie di prodotti prevalentemente in Italia che possiamo usare, sono due, l'Equasin e Dikinet, di rilascio a tempo prolungato, quindi non tutti
immediatamente. Dicevo, questo farmaco, il metilfenidato, è molto efficace, ha oltre il 70% di efficacia, è tra i farmaci in generale, in psichiatria sicuramente è il farmaco più efficace in assoluto, molto più degli antidepressivi, ma ha un valore di efficacia paragonabile, poco inferiore agli antibiotici, che come sai sono la classe di farmaci più efficaci. Quindi è efficace, è un farmaco sicuro, nel senso che gli effetti indesiderati sono rarissimi e comunque controllabili, perché il farmaco ha un'emivita, cioè esaurisce la sua azione in poche ore, un'emivita rapida, quindi ha un'efficacia che si risolve in poche ore. Gli effetti più indesiderati sono prevalentemente un impatto sul sonno, è uno psicostimolante, è come il caffè. Quindi se tu lo prendi tardi il pomeriggio rischi che questo impatta sul sonno, motivo per cui non si prescrive oltre una certa ora dopo pranzo, dopo il pranzo appunto pomeridiano. E poi può avere un effetto sull'appetito, può ridurre cioè la fame e quindi avere un effetto indiretto su peso e altezza sulla crescita del bambino. Quindi questi effetti vanno controllati. Tutti gli effetti collaterali scompaiono, tutta la letteratura ci sostiene in questo, dopo l'interruzione e la sospensione del farmaco di poche settimane e giorni. C'è un altro motivo per cui il farmaco va dato nei casi gravi, perché questo è un disturbo che se non viene trattato correttamente evolve, lo dicevamo prima, tende ad evolvere. Ad esempio, adolescenti non trattati con ADHD hanno un rischio molto più alto della popolazione generale di fare uso di sostanze o di andare incontro verso a disturbi della condotta e quando adulti è un disturbo antisociale di personalità. Motivo per cui oggi anche gli psichiatri d'età adulta si interessano molto all'ADHD perché molte forme di disturbi del comportamento, di comportamenti antisociali, si è scoperto e si scopre costantemente che sono forme di ADHD non trattate. Quindi non trattare e non trattare bene. Ovviamente è una libera scelta dei genitori, ma devono essere informati che il rischio di evoluzione di disturbo è comunque molto alto. C'è un'ultima cosa che voglio dire sul trattamento, perdonami, perché Prego. credo che sia importante richiamare l'attenzione su un fenomeno bizzarro, tipico del nostro paese. Molti medici, anche neuropsichiatri infantili, hanno una certa resistenza a prescrivere il metilfenidato, ma una leggerezza davvero colpevole, a mio avviso, nel prescrivere farmaci antipsicotici di seconda generazione. Quindi questi sono bambini che a 8-9 anni arrivano, che spaccano tutto, sfasciano tutto, il neuropsichiatra come prima cosa gli dà il risperidone, così lo stendo. Farmaco che non ha una indicazione per l'ADHD e ha effetti collaterali ben superiori, come tu sai, perché sei uno psichiatra, al metilfenidato. Questa è una condotta scellerata, non sostenuta da linee guida e quindi in qualche modo perseguibile, perché noi siamo chiamati a operare secondo linee guida. L'altra cosa che tutti devono ricordare è che quando io ho un ADHD che ha sviluppato un disturbo del comportamento o anche un disturbo dell'umore, un disturbo ossessivo-compulsivo, il metilfenidato diventa efficace anche su questa comorbidità che si sviluppa, quindi rimane il farmaco di prima scelta. Ancora oggi c'è un uso assolutamente limitato, incomprensibilmente limitato, del metilfenidato. Ecco, mi sembrava importante parlare di questa cosa perché è un tema, come dire, che attraversa, no, la psichiatria e, come dicevi giustamente tu, sembrerebbe che anche noi siamo un po', come dire, vittime di leggende metropolitane, detto proprio in maniera molto semplice. E questo credo che sia abbastanza grave. Come tu giustamente dici, chi lavora almeno nel pubblico deve rispettare le regole delle linee guida, questo fa parte degli obblighi, no, che noi abbiamo. E come Siamo dicevi. perseguibili, se non lo facciamo siamo perseguibili, io lo Esatto. ricordo sempre ai miei giovani colleghi e anche alle famiglie che dicevano diagnosi di fantasia, cioè non basate sulle linee guida, quindi ad esempio sul DSM, sull'ICD e trattamenti altrettanto non corretti. Ecco, l'ultima domanda è, allora, mettiamola così, se un caso non trattato, come giustamente hai detto tu, può avere uno sviluppo,
come dire, di ingravescente, quindi diciamo uno sviluppo infausto, negativo. Ecco, quali sono invece i risultati di una cura adeguata? Ovvero, si guarisce poi dal disturbo? Ecco, questa è l'ultima domanda. Guarda, i dati di follow-up dicono che una percentuale minima può andare incontro alla remissione anche spontaneamente. Ci sono dati vecchi, in realtà non so se sono mai stati confermati, che dicono più o meno un terzo degli ADHD evolve positivamente, cioè quindi risolve abbastanza i propri problemi. Il resto si divide più o meno in chi ha un'attenuazione dei sintomi, ma comunque sono ancora presenti, sono ad esempio gli adulti che fanno fatica a mantenere un posto di lavoro, che non hanno relazioni stabili, vanno incontro a separazioni molto frequenti, hanno un umore particolarmente irritabile, senza avere però un disturbo dell'umore. E poi c'è una quota invece, più o meno anche qui un 30%, che mantiene i sintomi anche in età adulta, a volte anche con una ingravescenza, quindi con un peggioramento della sintomatologia, soprattutto comportamentale, ti dicevo, fino ai casi, per fortuna, minimi che possono andare incontro addirittura a un disturbo antisociale di personalità. Ma è importante, ad esempio, la lezione dell'ADHD è molto importante per gli psichiatri, perché ci dice intanto che molti disturbi che noi vediamo in età adulta sono l'evoluzione di disturbi del neurosviluppo, e questo credo sia molto, un messaggio molto importante da consegnare agli psichiatri. Ma poi anche che i disturbi di personalità, a cui devo dire, secondo me colpevolmente anche molti neuropsichiatri infantili giungono in età molto precoci, in realtà sono una condizione che si realizza in età adulta, cioè diventano più strutturati non nel divenire dell'adolescenza, ma diventano più, come dire, congelati, più evidenti, più una caratteristica del funzionamento individuale in età adulta. In corso dello sviluppo possono cambiare ancora molte forme, molti disturbi, appunto, borde di personalità sono disturbi che poi, diagnosi fatte magari a 14 anni, ci accorgiamo che già a 16 hanno assunto manifestazioni diverse. Quindi io invito sempre a una certa prudenza a usare l'etichetta disturbi di personalità in età evolutiva, perché credo che ci sia una contraddizione in termini, appunto, età evolutiva, disturbi di personalità sono condizioni molto diverse. Magari una volta ne parliamo. Certo, no, no, sono totalmente d'accordo e sono argomenti di grande interesse per la loro trasversalità, cioè sono non transculturali, transgenerazionali. E quindi il problema è capire quanto la diagnosi precoce o la diagnosi corretta possa permettere, no, un follow-up, una cura adeguata facendo la diagnosi il più presto possibile, giusta. Ma questo, voglio dire, imparenta, Stefano, la psichiatria a tutte le branche della medicina. Non esiste in medicina niente di meglio della diagnosi precoce. Punto. Non ci sono santi, non trovi? Assolutamente sì. Fa male constatare che il nostro sistema sanitario nazionale è organizzato per trattare i cronici, cioè gli adulti, ma assolutamente disorganizzato per trattare gli esordi, cioè i bambini e gli adolescenti, per almeno per quanto riguarda la psichiatria. Il rapporto di risorse fra psichiatria dell'età adulta e neuropsichiatria infantile è di circa 10 a 1, 10 a 2, cioè vuol dire che ci sono intere parti del nostro territorio nazionale completamente sguarnite, non solo dei reparti per acuti, cioè i ricoveri ospedalieri, ma addirittura delle risorse sul territorio. E questo ovviamente incoraggia la cronicizzazione dei disturbi ed è una barbarie, una bestemmia contro Dio, direi. Sì, ma tra l'altro Stefano, noi facciamo, come giustamente tu hai già detto nel primo incontro che abbiamo fatto, noi facciamo questi incontri proprio perché vogliamo non solo rendere, come dire, le persone, come dire, acculturate rispetto ai temi, ma anche per sottolineare come sia estremamente importante questo dialogo tra la neuropsichiatria infantile e la psichiatria degli adulti in una situazione dove non c'è soluzione di continuità, voglio dire, e la soluzione di continuità è solo anagrafica, è ridicolmente anagrafica. Io sottolineo la parola del ridicolmente anagrafica, cioè a 18 anni diventano adulti, a 17 anni, 11 mesi e 30 giorni sono ancora dei bambini. Cioè, allora a questo punto è evidente, no, che noi dobbiamo lavorare insieme e immaginare un percorso di cura e
quando ci sono i casi di esordio molto precoce, può durare negli anni, ma può anche, ribadisco, essere foriero di buoni risultati. Cioè, continuo a dire che la psichiatria cura molto più di tante specialità mediche, se viene fatta una buona psichiatria, una psichiatria per bene, che è quella che cerchiamo di cui cerchiamo di parlare in questi nostri incontri. Grazie. Grazie a te, grazie a te.